Buonasera a tutti, ciao Buonasera, come carissimo stai? Riccardo dal Buonasera. Brasile, sempre fedelissimo e immancabile Riccardo Fontana, che come amici già conoscete, che appunto ci ha dato già delle bellissime perle di quanto riguarda la storia italiana, ma anche per non dire dei navigatori, di artisti, eccetera, per non dire anche della storia appunto del Brasile e Sud America in generale. Stasera parliamo. Diamo uno sguardo appunto alla guerra del Chaco fra Bolivia e Paraguay, e che adesso il mio amico Fontana ci presenterà e ci dirà anche perché ci fu questa guerra, per quale motivo, che fu una guerra fra due paesi molto poveri, e quindi come sono molto poveri tutto il Sud America, cioè un continente che ha il paradosso, che ha molta migrazione europea, molte risorse, però la stragrande maggioranza della popolazione dei paesi sudamericani vive in povertà. Questo è un paradosso che io non mi spiego, ripeto, non perché ci siano solo popolazioni indigene, ma anche perché tante popolazioni europee, tra cui italiani, la stessa Argentina che è per quasi il 50% italiana, ma versa in gravi condizioni economiche, nonostante sia un paese ricco, e così dica del Brasile, eccetera. Chiuso questa parentesi, io lascio la parola ad Alvise per presentare questa serata e poi direttamente all'amico Fontana. Prego, Alvise. Buonasera, buonasera, grazie a tutti i nostri ascoltatori e anche telespettatori perché ci guardano oltre che sentirci. Ringraziamo naturalmente Ubaldo Croce per l'ospitalità e poi l'apporto di Riccardo Fontana dal Brasile. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di un'altra guerra sudamericana, questa volta ottocentesca. C'erano coinvolti tutti, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, è stato un massacro, soprattutto per qualcuno, che abbiamo visto che a un certo punto mancavano i maschi, da quel punto di vista erano rimasti 20.000-30.000 uomini e quindi era stato proprio dissanguante, una guerra sanguinosissima. Questa volta ci spostiamo nell'altro secolo, nel cosiddetto secolo breve, il 1900, una guerra durata 3 anni, alla metà degli anni 30, quando in Europa e cominciavano ad affacciarsi il totalitarismo hitleriano, quando in Italia c'era il consenso per Benito Mussolini, quando c'erano le terribili purghe staliniane o staliniste, per dare un contesto storico, invece nel Sud America o America Latina, Bolivia e Paraguay, per la regione chiamata Chaco appunto, per questioni minerarie, si combattevano e per 3 anni. È stata una lotta durissima, ma lasciamo la parola al nostro Riccardo Fontana, la guerra fra Bolivia e Paraguay 1932-1935. A te, Riccardo. Ecco qua. Buonasera a tutti quanti, cari amici. L'altra volta abbiamo parlato appunto della guerra, della triplice alleanza, la guerra che il Paraguay ha scatenato, come ho spiegato l'altra volta, a causa dell'invasione brasiliana dell'Uruguay, alleato del Paraguay. Il Paraguay ha invaso, ha dichiarato guerra al Brasile, poi all'Argentina, allo stesso Uruguay che era passato dall'altra parte. Una guerra sanguinosissima, solo il Paraguay ha causato 600.000 morti. Una guerra che ha lasciato il Paraguay in una situazione disastrosa fino ad ora praticamente. Tutto questo era successo nel quinquennio 1861-1864-1870. Ma parliamo oggi di un'altra guerra a cui si è dovuti assistere in Sud America, la più sanguinosa del secolo passato, con un bilancio di 100.000 morti tra militari boliviani, paraguayani, e la malaria fece anche la sua parte di vittime, per cui 100.000 morti per una guerra dovuta a motivi di rivendicazioni territoriali, frontizie. Quindi le frontiere che durante la colonizzazione spagnola erano garantite per la Bolivia attraverso la Repubblica del Plata, quindi c'era la possibilità che l'argento del Rio Potosí potesse venire esportato verso il Rio della Plata, quindi verso l'Europa. La Bolivia si attenne, dopo l'indipendenza dalla Spagna, a queste rivendicazioni territoriali garantite dal sistema precedente coloniale, ma non garantite dal Paraguay. Gli attriti territoriali di frontiera e soprattutto la speranza che ci fossero delle riserve petrolifere, oltre quelle alle falde delle Ande,
anche nella zona del Chaco, portò i due paesi a uno scontro frontale violentissimo, molto sanguinoso, appunto con un numero di vittime molto alto, che non giustificava il casus belli. Il casus belli furono giustamente le rivendicazioni territoriali e il desiderio di accedere a giacimenti petroliferi che invece non c'erano. Non c'erano, non si verificarono. Solo più tardi, alla fine del secolo scorso, dopo che le compagnie americane Esso Standard in Bolivia e la Shell in Paraguay fecero prospezione petrolifera, si cominciò a trovare sempre di più giacimenti petroliferi di idrocarburi liquidi e gassosi, soprattutto gassosi, molto gas naturale. Tutto questo a favore della Bolivia, che uscì perdente da questo sanguinoso conflitto, rimanendo soltanto con un quarto del territorio del Chaco, mentre i tre quarti vennero assicurati al Paraguay. Per cui, per ironia del destino, il paese che perse la guerra, ebbe tante vittime, rimase sul lastrico dal punto di vista economico e politico, ebbe poi il vantaggio di scoprire ingenti giacimenti gassiferi e petroliferi che ancora oggi gli consentono di avere come punta di lancia della sua economia proprio l'energia da idrocarburi. Ecco. E come nacque questa guerra? Questa guerra nacque nel 1932, finì poi nel 1935, come vedremo, con un'invasione boliviana verso il lago Pitiantuta. Questa penetrazione militare boliviana fu scoperta dai paraguayani e che rimandarono indietro i boliviani. Devo dire che i due eserciti manifestavano, nonostante quello boliviano fosse numericamente superiore a quello paraguayano, però mancava di organizzazione, soprattutto l'organizzazione logistica, e la Bolivia non aveva effettuato una mobilitazione totale, come invece fece il Paraguay. Il Paraguay, pur avendo un minore numero di partecipanti al conflitto, fece una mobilitazione totale e entrò in guerra con maggior motivazione. L'esercito boliviano era comandato da un tedesco, Hans Kundt, che era stato precedentemente istruttore militare, quindi introducendo tutta quanta la filosofia militare della prima guerra mondiale, quindi la guerra di posizione, eccetera. Mentre la parte paraguayana, che usufruiva di aiuti logistici e militari dell'Argentina, e anche di alcuni paesi europei, compresa l'Italia fascista di dell'epoca, e come vedremo fornì aerei Fiat C20. Ah, pure quello facemmo. Sì, sì. E gli Stati Uniti, la Francia, la Germania fornirono biplani alla Bolivia, che li seppe molto male, che li impiegò molto male, bombardando più le proprie truppe che quelle del nemico. Ecco. Poi, da parte invece francese ci furono delle forniture di biplani, e da parte italiana i Fiat nel 33, i Fiat C30. Quindi la differenza dei due eserciti era giustamente che sotto il comando di questo tedesco, di origine prussiana, si era imbastita una organizzazione militare già obsoleta, tipica della guerra di posizione della prima guerra mondiale. Ecco. Mentre i paraguayani avevano adottato sistemi di mobilitazione molto più agile, molto più rapide, la Marina del Paraguay aveva provveduto a mobilizzare e trasportare truppe anche per treno, quindi i paraguayani avevano il vantaggio che il teatro di guerra era più vicino all'Asunción, non troppo lontano come dovevano i boliviani, e poi avevano la capacità di mobilitazione che i boliviani non avevano. In conclusione, si ebbero quattro grandi scontri, il primo a Boqueirão, nel 32, dove l'avanzata boliviana venne riportata indietro con sconfitta da parte dei paraguayani. Poi ci furono nel 32 la battaglia del Forte Arce e la battaglia del Forte Nanawa l'anno successivo, nel 1933. Fu uno scontro sanguinosissimo con un numero altissimo di perdite, tanto che fu chiamato questo scontro la Verdun del Sud America. Quindi ecco, questa guerra tra Bolivia e Paraguay è considerata la più sanguinosa dell'altro secolo per l'America Latina. E poi ci fu la battaglia finale a Ingaví nel 1935, dove l'esercito boliviano, pur essendo
tre volte superiore a quello paraguayano, venne sconfitto, venne annichilito e fu costretta la Bolivia ad arrendersi. Tutto questo condito da vari colpi di Stato in Bolivia, cambi di presidenti, crisi economiche e sfascio militare completo, per cui alla fine la Bolivia, che cercava di ottenere la conquista del Chaco, questa grande estensione semiarida, arida e anche paludosa, che è la continuazione del Pantanal brasiliano, si vide aggiudicare alla fine della guerra, con l'armistizio firmato a Buenos Aires nel 1938, si vide aggiudicare solo un quarto di questo territorio che stava contendendo con il Paraguay, mentre il Paraguay rimase la parte più consistente, tre quarti del Chaco. E l'ambizione della Bolivia era di raggiungere l'Atlantico via Rio Paraguay, e per questo doveva per forza entrare in conflitto ed entrare in contatto con il Paraguay, che sbarrava questa strada. E questa necessità era dovuta al fatto che era importante e vitale per l'economia boliviana avere lo sbocco sull'Oceano Atlantico, considerando che lo sbocco sull'Oceano Pacifico le era stata negata a fine 800 dal Cile. Ci fu un conflitto, la cosiddetta guerra del Pacifico, tra il Cile e la Bolivia, tra il 1879 e il 1884, conflitto da cui la Bolivia risultò sconfitta, perdendo l'accesso all'Oceano Atlantico, all'Oceano Pacifico. Così la Bolivia, è uno, come oggi insieme al Paraguay, è l'unico paese che non ha accesso né al Pacifico né all'Atlantico, come anche il Paraguay. Entrambi i paesi non hanno accesso agli oceani. Quindi con questa guerra, essendo risultata sconfitta, la Bolivia perdeva le sue ambizioni territoriali e anche energetiche, considerando invece che per sua fortuna a fine del Novecento le prospezioni petrolifere fatte da ben 26 imprese internazionali, petrolifere internazionali, come la Esso, la Galf, la Shell, ma anche la Rapsol spagnola, la Petrobras brasiliana, eccetera, eccetera, si erano impadroniti di queste ricchezze di idrocarburi. Per cui all'inizio di questo secolo il presidente boliviano Evo Morales, che veniva dal sindacato dei venditori di coca, e fece un atto di coraggio nel voler nazionalizzare tutte quante questi impianti petroliferi che erano presenti nel suo paese, capovolgendo la quota di partecipazione delle compagnie petrolifere straniere e la Bolivia, che finora aveva ricevuto, la Bolivia aveva ricevuto il 18%, l'82% invece delle royalties andava alle compagnie petrolifere. Lui volle ribaltare questa proporzione a favore della Bolivia. Non ci fu la nazionalizzazione completa, ci fu la permanenza delle compagnie straniere, perché avevano tutti gli impianti, avevano tutti gli investimenti strategici nel settore petrolifero, sia del gas che del petrolio, ma rimasero con la royalties, hanno creato una serie di compagnie con il 51% di controllo da parte dello Stato boliviano. Questa situazione permane ancora adesso, per cui la Bolivia ha le seconde maggiori riserve di idrocarburi dell'America Latina, secondo solo dopo quelle venezuelane. Quindi è la principale fonte di ricchezza. Tutto questo però, come accennavi tu, Ubaldo, prima, non si riflette direttamente in un beneficio sociale, economico e sociale. Purtroppo. Come succedeva anche per i paesi arabi negli anni 70, 80, ancora adesso. Tante ricchezze, tanto petrolio, ma nelle mani o degli sceicchi o nelle mani degli stati. Dei banchieri, o delle grandi compagnie petrolifere. Grande compagnia petrolifera, ma adesso di me in Bolivia di meno, perché giustamente Evo Morales ha avuto il coraggio di fare questo ribaltamento strategico e politico. Ma anche così la Bolivia è uno dei paesi che ha i più bassi PIL pro capite dell'America Latina. Infatti poi Natale se l'hanno rovesciato. Sì, è riuscito a rovesciarlo, ha fatto una rivoluzione politica culturale molto importante, un atto coraggioso che ha spaventato le multinazionali che sono rimaste comunque lì presenti per uno sfruttamento però in joint venture con lo Stato boliviano, quindi questo è molto vantaggioso.
Ecco, in sintesi, è questa un po' la storia di questa guerra così sanguinosa. La dimostrazione è che non è valso la pena avere 100.000 vittime, 100.000 morti, per non aver trovato allora il petrolio e per esserci giudicato un territorio che nella maggior parte è arido, semiarido, non produttivo. Il Paraguay, prima del conflitto, aveva investito già nel Chaco con piantagioni, estese piantagioni di erba mate e forestali per l'estrazione del chinino, come anche per l'estrazione di legname pregiato. Per cui il Paraguay, anche attraverso la presenza intensa di indigeni della etnia Guarani, si era già di fatto impadronito di una parte del Chaco, e questo era mal visto da parte boliviana, per cui fece questo attacco in quel lago che vi ho citato. E iniziò la guerra, per cui per reazione il Paraguay dichiarò guerra alla Bolivia. Questa volta è andata bene al Paraguay, perché se avesse perso anche questa guerra, si sarebbe trovato ancora una maggior riduzione del suo territorio, dei suoi confini, dopo aver perso la guerra della Triplice Alleanza nel secolo passato. Il Paraguay uscì vincitore, emise un francobollo per commemorare questa vittoria contro la Bolivia, e soltanto nel 38, su pressione americana, nel 1938, ci fu un armistizio, quindi a 3 anni dalla fine del conflitto, e soltanto nel 2009 i due presidenti, Evo Morales per la Bolivia e Fernando Lugo per il Paraguay, firmarono un accordo, un trattato bilaterale per la definizione dei confini che attualmente esistono. Quindi come vedete, una guerra che si è conclusa nel 1935 ha lasciato i suoi strascichi ancora per tutto il secolo e all'inizio di questo secolo. Ecco, questa in sintesi è la descrizione di questa guerra così, così crudele, così sanguinosa, che non si giustificava, come in effetti non si giustifica un po' tutte le guerre, per il risultato non ottenuto delle riserve petrolifere, della conquista dei giacimenti petroliferi, almeno in quel momento. Come dicevo prima, più tardi invece, a fine secolo, le prospezioni petrolifere portarono alla scoperta. Sì, non dimentichiamoci un altro particolare importante, vorrei ricordare una cosa importante, come questi latinoamericani poi ce l'hanno con gli Yankee, ce l'hanno qui, ce l'hanno là, ma poi purtroppo non trovano ogni occasione per scannarsi da loro, fra di loro, non le evitano. Per esempio, andiamo indietro di 38 anni fa, esattamente il conflitto fra Argentina e Inghilterra. Il Cile assunse una posizione contro l'Argentina, no? E qui è veramente incredibile questa cosa. Cile e Argentina sono sempre stati cordialissimi nemici. Sì, oggi. Sì, ma infatti, questo è addirittura pochi anni dopo, il Vaticano li costrinse alla pace perché si stavano per scannarsi anche tra di loro. Il canale di Beagle, la famosa contesa, esatto, del canale di Beagle, la terra del fuoco, no? Il canale di Beagle, cioè sì, la terra del fuoco, appunto. Sì, sì. Dico, il Papa è intervenuto come paciere, sì. Esatto, il Papa è intervenuto come paciere, e allora c'era il cardinale Casaroli che mise le cose a posto fra Pinochet e gli argentini. Ma in effetti, questi sudamericani che hanno vissuto una stagione degli anni 30 che emulavano l'Italia fascista o anche la Germania, che cercavano, insomma, però poi alla fine si sono sciolte come neve al sole. Ha fatto un po' di storia, ha fatto Juan Perón, diciamo così, con Evita, ma poi diciamo la cosa è scomparsi loro, basta, tutto è finito. E questo è veramente incredibile, no? Pure questi paesi hanno avuto una storia, hanno fatto guerra per liberarsi dal dominio spagnolo, hanno avuto l'indipendenza, tutto quello che vogliamo, ma sono rimasti come all'anno zero, secondo me, perché sentendo notizie di povertà incredibili, di risorse che non si sfruttano, peggio ancora, di tutto quello che hanno, si indebitano, se ci fanno, cioè è un caos incredibile, questo veramente non capisco. Sì, poi creano dei rivolgimenti politici con colpi di Stato contro colpi di Stato, quindi sì, è proprio e naturalmente gli Stati Uniti ci guazzano dentro, cioè nel senso
Qui dice, qui c'è il nostro amico Giampaolo Di Magno che dice: grazie per il tema proposto, consiglio un libro di Gustavo Barroso, Brasil, Colonia de Banqueros, del 1936, attualissimo. Beh, quindi, caro Riccardo, dovresti procurare questo libro di Gustavo Barroso, che parla proprio del Brasil, Colonia de Banqueros, cioè Brasil, Colonia de Banqueros, in portoghese, è del 1936, lui dice, è attualissimo. Quindi grazie a Giampaolo Di Magno per questa interessante segnalazione. Quindi invito l'amico Riccardo Fontana, se può recuperare questo libro, che insomma ne possiamo parlare, no? Così facciamo conoscere un po' di storia del Sud America, anche in certi particolari, in questo caso, appunto di Gustavo Barroso, che ci segnala l'amico Giampaolo Di Magno. Beh, molto bello, penso che è un libro che si dovrebbe tradurre anche in italiano. Quindi ti do un incarico, caro Riccardo, se puoi prenderlo, e così scopriamo altre cose. In effetti tutte le risorse dei paesi, questo è di che anno è, del 36, hai detto? Sì, 36, sì, ma sono convinto che c'era un altro paese di guerra. Adesso il Brasile è un altro paese, c'è un altro, sì, però dice che il libro è talmente attuale, anche difensive. Sì, ma il libro dice che è talmente attuale perché il problema è tuttora sussistente, quindi il fatto che lui già nel 36 denunciava che il Brasile ma nei banchieri, oggi non è cambiato nulla, perché è rimasto come allora. Quindi è interessante vedere che analisi ci fa questo Gustavo Barroso quando ha scritto quel libro, che secondo me è molto simile a quello che c'è oggi in Brasile, che poi tu sei lì, lo vedi meglio di noi, la realtà del Brasile. Quindi c'è tutto il Sud America, diciamo, è in questa situazione. C'è Venezuela che cerca di resistere, ma non so fino a che punto resisterà. C'è Cuba, la Bolivia di Morales è stata spazzata via con un colpo di Stato, tipo quello che stanno facendo adesso in Bielorussia, quello che hanno fatto già, ma ancora è tutto un caos in Ucraina. E diciamo insomma che la situazione purtroppo non è cambiato nulla di questo continente, che pure ha dato tante lavoro agli italiani che sono emigrati laggiù, come Brasile, Argentina in modo particolare, anche in parte del Cile, Uruguay. E però nonostante gli italiani, nonostante i tedeschi, nonostante altri emigrati europei, questi paesi stranamente rimangono lì all'anno zero. Questo veramente all'anno zero, no, all'anno zero no. Beh, diciamo, zero, insomma, hanno problemi che si portano dietro alcuni problemi rimangono da troppo tempo, insomma. Ha fatto dei passi avanti notevoli, come il Brasile negli ultimi 40 anni ha fatto dei passi avanti notevoli. Ecco, qua dice l'amico bravissimo, non si può considerare una colonia finanziaria americana o altre cose. C'è sempre un condizionamento. Sì, sì. Qui appunto ti segnalo qui, caro Riccardo, qui vedi che stasera abbiamo dei spettatori abbastanza attivi. Qui c'è Stefano Calzolo, se dico bene Calzola, vabbè, che dice che l'indipendenza dei paesi americani fu finanziata dagli inglesi grazie alla bosseria. Quindi c'è l'Inghilterra finanziò Simon Bolivar addirittura, e la cosa non mi sorprenderebbe, perché non dimentichiamo che l'Italia è una creatura inglese, quindi il fatto che Simon Bolivar fosse finanziato dagli inglesi per cacciare gli spagnoli, secondo me è realistica la cosa, ci sta. Però la verità, le compagnie inglesi che sfruttano Sudamerica, onestamente se ne contano pochissimo, piuttosto quelle americane, nordamericane, che lì hanno il loro cortile di casa, che si prende i bocconi più grossi, no? Poi determinano chi governare e chi no. Adesso c'è Venezuela, ma lì, a questo proposito bisogna ricordare che il nome Bolivia è un omaggio a Simón Bolívar. Esatto, sì. La moneta è il Bolívar. Bolívar, sì, esatto, esattamente. Sì, grande, sì. Anni fa vidi anche un bel film su Simón Bolívar, molti anni fa. Un film storico, sì, molto attendibile, ben fatto, fu trasmesso in Italia. Tra l'altro Simón Bolívar venne a fare un giuramento a Roma, mi sembra, non so che anno, lì su Gianicolo c'è una statua che ricorda la sua presenza a Roma addirittura. Interessante. Io volevo un piccolo intervento. Naturalmente noi stiamo affrontando temi, e sono contento se ci puoi intanto dire, Ubaldo, quante persone ci stanno seguendo, se si può vedere dai dati, ma dei nostri spettatori che fanno delle dei commenti e si inseriscono, perché ecco, i nostri sono argomenti sicuramente di nicchia, noi facciamo divulgazione penso a un certo livello,
noi cerchiamo di affrontare tematiche spesso appunto che altri non affrontano perché sono argomenti specificissimi per certi aspetti, sono pillole chiaramente di storia, perché oggi poi in particolare la nostra trasmissione durerà mezz'ora o poco più, però penso che già la discussione, l'interattività con i nostri lettori possa essere un elemento sicuramente positivo. Io vedevo che per questa regione del Chaco, che alla fine è andata tre quarti al Paraguay, un quarto alla Bolivia, e che tutte queste risorse, diciamo, petrolifere alla fine che si sperava ci fossero, sono state deluse, era la terra, letteralmente Chaco vuol dire, leggo, territorio di caccia, di ben 26 popolazioni indigene, di cui io nella mia ignoranza conosco solo i Guaraní, sinceramente, che poi abbiamo detto è la lingua ufficiale anche del Paraguay, e che furono usati come linguaggio per avere una specie di cifrario per non essere intercettati dalle truppe boliviane che parlavano spagnolo anche loro, chiaramente. Dicevo, noi pensiamo che tutti questi scontri fatti fra Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, non tengono conto, ovviamente i morti sono morti, i soldati purtroppo muoiono, i civili muoiono, ma delle popolazioni indigene che abitavano quei luoghi, quelle foreste, quegli altopiani, quelle zone aride o paludose da millenni, e che si vedevano probabilmente tutte queste scorrerie o distruzioni di cui loro non riuscivano forse neanche a capire perché o per come, perché vedevo che ben 26 etnie convivevano in questo territorio che è vastissimo, chiaramente. Sì, sì, c'erano anche i Quechua che parlavano la lingua degli Incas. Quindi hanno portato sicuramente la guerra nel senso come la intendiamo noi, purtroppo, mentre magari gli scontri tribali per il diritto di cacciare o no in una certa palude sicuramente magari erano feroci, ma non producevano i numeri che abbiamo sentito, cioè, prima. Nel 2000, in effetti è stata una guerra di stile europeo in Sud America, ha detto bene, mentre le popolazioni indigene erano emarginate. Oppure venivano sfruttate per le comunicazioni e non potevano fare più che altro. Gli armamenti, sì, armamenti erano armamenti moderni, soprattutto il Paraguay aveva armamenti migliori che quelli boliviani. Volevo ricordare che gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, nel teatro europeo, quello del Pacifico, quando i giapponesi usavano i nativi americani per comunicare fra di loro in lingua originale dei nativi americani, in questo caso i Comanci praticamente, e quindi comunicavano con decifrare loro in questo senso per non farsi intercettare, o meglio per non farsi appunto intercettare dai nemici. Sì. E quindi gli americani lo facevano molto, usavano appunto gli indigeni loro per comunicare tra loro. Sì, ma un po' anche noi nel nostro esercito molte volte si usano dei sardi, perché con il dialetto sardo si possono eludere l'intercettazione delle comunicazioni. Non è una barzelletta, è vero, mio padre è stato comandante di un battaglione di carri dei granatieri corazzati, ha introdotto il Leopard a Capoteolada in Sardegna, mi diceva questo, ed è vero. Posso immaginare, sì. Quindi sono cose che usano, diciamo, i paesi che hanno magari diversi dialetti o qualche lingua non ufficiale, non conosciuta, quindi come per dire, gli olandesi potrebbero usare i frisoni, no? Per dirne una, ho visto che c'è quindi via discorrendo, come sì, queste sono cose che possono fare anche i russi, per dire, hanno diverse etnie, quindi posso usare una per comunicare tra di loro, cioè per non far sì che il nemico sappia che cosa loro vogliono effettivamente. Quindi è un vantaggio strategico per questi paesi che hanno una multilingua, insomma. Quello che emerge da questa guerra è l'incapacità di questo tedesco Hans Kundt di condurre una guerra secondo nuove strategie, perché lui era legato a vecchie strategie della prima guerra mondiale, quindi fu un fallimento il suo comando dell'esercito boliviano. E pare che ancora oggi l'esercito boliviano porta gli elmetti col chiodo. Anche i cileni, anche i cileni che ebbero l'addestramento dell'esercito tedesco. I cileni stile Wehrmacht. Sì, stile Wehrmacht, esatto. Quindi ecco, l'esercito boliviano fallì proprio perché aveva come comandante un tedesco, ecco, mentre i paraguayani con armamento migliore, capacità di mobilitazione migliore e anche più motivazione per l'intervento bellico,
pur essendo in numero minore, riuscirono poi a vincere in quattro battaglie, l'ultima appunto che avevo citato, questa di Ingavi, prostrò l'esercito boliviano che si fu costretto alla resa e finì così la guerra con una disastrosa sconfitta boliviana. Ecco, ma come prima, si sono introdotte in Sud America tattiche e logistiche europee. Questa è una specie di colonialismo anche nel settore militare. Ecco. Certo, ricordiamo che nello scenario europeo in quel momento, da lì a poco ci sarebbe stata la guerra di Spagna, e ci sarebbe stata Etiopia. Le guerre africane, italiane in Africa, e quindi l'intervento delle nazioni europee che fornivano armamenti o comunque tecnologia o comunque, come si direbbe durante la guerra del Vietnam, osservatori militari che potessero suggerire o ad addestrare. E sicuramente tutto questo mondo americano e sudamericano per noi europei è poco conosciuto. Mi viene in mente di poco antecedente, siamo proprio a nord, in Messico, la guerra cristera del governo messicano, la guerra di religione contro la Chiesa Cattolica che al grido di Cristo Re fu una guerra civile sanguinosissima, e il Vaticano, prima abbiamo detto, si mise a fare da paciere con il Cile, e invece in Messico ci furono 4 anni in cui non si celebrarono messe, in cui non si celebrarono matrimoni, funerali, perché ci fu una fortissima reprimenda per quanto riguarda la religione cattolica. Quindi ci sono tutti conflitti ormai dimenticati, anche perché lontani da noi, eurocentristi in questo caso, che bisognerebbe quantomeno citare o approfondire con queste pillole. Non è una... Sì. Ma come dicevo l'altra volta sulla guerra della triplice contro il Paraguay, non avevo registrato, non ho registrato alcuna commemorazione di questo conflitto, perché con l'accordo di Asunción del 1991 si è formato il Mercosud, che vede come paesi membri il Paraguay, l'Uruguay, l'Argentina e il Brasile, e poi ci sono stati adesioni dalla Bolivia e altri paesi, lo stesso Venezuela, pur essendo più a nord. Cioè, non c'è interesse oggi dal punto di vista politico e diplomatico di ricordare questi sanguinosissimi conflitti che non hanno portato niente, hanno portato soltanto delle vittime e un disastro economico e anche politico. Quindi non c'è interesse di ricordare questa guerra anche tra noi facciamo divulgazione, non è che celebriamo, ricordiamo per imparare. Certamente, non celebriamo, ricordiamo come analisti storici, come uomini di cultura. Però ecco, devo dire qui, da questo punto di vista, da questo osservatorio, non si sono osservate, non si osserveranno delle commemorazioni o dei ricordi. Ci fu solo allora un francobollo, come dicevo prima, di commemorazione da parte del Paraguay, dicendo che il Chaco è e sarà nostro, sarà nostro. Quindi, questo poco dopo il conflitto, vedete. Adesso non c'è interesse di ricordare questi conflitti, fanno soltanto parte delle pagine della storia. Va bene, allora noi abbiamo raggiunto la mezz'ora che c'eravamo, possiamo con Ubaldo tirare le conclusioni. Ecco, direi di fare, la prossima volta, di parlare tra le molte guerre successe fra gli Stati Uniti e il Messico, sarebbe veramente fare una puntata su questo, e quindi vorrei dire all'amico Riccardo se può preparare una cosa su proprio Messico e Stati Uniti, che è la più famosa. No, ritengo questa guerra, queste guerre, sono state parecchie guerre tra 1820 fino a non so che anno, fino al XX secolo, pare fino al 47. Ci sono state diverse guerre, anche quelle magari di breve durata, fra Messico e Stati Uniti, che poi a Messico è costato milioni e milioni di chilometri quadrati di territori che gli americani gli hanno scippato quelle guerre. Parliamo della Florida, Texas, l'Arizona, il Nevada, la California, anche non è, insomma, tutti i paesi strappati al Messico con vari pretesti. Sarebbe interessante fare uno studio su questo, e quindi se l'amico Riccardo può fare qualcosa, essere grato, come anche per altre cose, ovviamente, ma visto che parliamo di America, se riusciamo a fare un condensato di queste cose, o eventualmente, se qualcuno in rete, qualche ci ascolta, conosce qualcuno, anche qualche messicano che è in Italia, che vuole partecipare con noi
a parlare di queste guerre. Non vorrei che si confondesse il Brasile col Messico, mi raccomando. No. Il Brasile con l'Argentina, perché ne ho viste di tutti i colori, quindi attenzione. Primo punto. Speriamo che noi non stiamo certamente esaltando le guerre, stiamo soltanto l'abbiamo soltanto analizzate, le abbiamo analizzate, le abbiamo citate. Qui mi dicono una tragedia da dimenticare, anzi. Qui Stefano dice si potrebbe parlare di Getulio Vargas e del gremialismo Ubaldo, ma sì, si può parlare, perché no? Adesso pensiamoci, gli spunti sono tanti. Sì, diciamo di preparare una guerra, cioè di alcune cose sulla storia fra Stati Uniti e Messico, se è possibile. Io do un suggerimento all'amico Riccardo, poi ti manderò un link di che ti può aiutare nella ricerca, che tu che sei lì, poi le tue fonti, magari. Non sto in Messico, io sto in Brasile, ecco, appunto. Lo so, sei in Brasile, no, però al di là dell'oceano. Va bene, allora io invece ringrazio Riccardo per la sua disamina, ringrazio Baldo per l'ospitalità, ricordo Baldo di mandarci il link. Sì, subito. Ve lo mando subito. Vediamo cosa fare la prossima volta. Allora. Un attimino che... Allora, la prossima volta, quando volete, preparate voi un argomento che volete voi, giustamente. Quindi abbiamo un occhio sempre Sud America, l'America, e quindi anche di altre cose, perché no? Queste guerre si analizzano dal punto di vista freddamente storico, certamente, come abbiamo detto, non è nostra intenzione commemorarle, non si deve commemorarle. No, quella della triplice del Paraguay, sia questa con la Bolivia, che non hanno portato nulla, poi i risultati appunto che loro avevano raggiunto non li hanno raggiunti, quindi un'enorme perdita, un'enormità di perdite umane, che non hanno raggiunto gli obiettivi che gli stati si erano previsti, quindi non si giustificano sotto nessun punto di vista, ecco. Certo. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, vi ho dato dei suggerimenti per la prossima puntata, poi nel frattempo anche voi meditate qualcosa sopra. Ne parliamo, sì. Perché no? Io vi ho detto il Messico e gli Stati Uniti, ma ovviamente c'è da oscurare altre cose del Sud America, sia ben chiaro. Ma sono cose che possiamo vedere, va bene. Allora, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Grazie a voi. Un saluto agli amici da casa, prego. Ciao Baldo, alla prossima. Prego. Alla prossima, sì, prego. Ciao!